Siamo qui allora con Mister Caputo, allenatore degli allievi. Mister, oggi la C1 gioca con l'Aliano, in casa hanno perso 8-2 all'andata, quindi oggi è importante che... Molto importante la vittoria, perché per noi, per stare in una posizione più tranquilla di classifica, e poi perché loro vengono da 3 vittorie consecutive, quindi si vogliono rifare oggi da noi. E poi dando anche gli ultimi giorni di mercato si sono anche rinforzati, quindi speriamo bene, ma anche noi abbiamo fatto qualche cosa sul mercato. Domani mattina giocano gli allievi alle 11:30, ci mi sembra, domani, no? Ci vediamo domani. Speriamo bene. A domani mattina. Ok, domattina. Oh,
Dai Carlo! Come lo niente? Mamma mia! Ma che grida quella di Merlengiana? Sta sempre a gridare. Vai là! Antonio, che hai fatto? Volito un po'? Buona, buona, buona! Bravo, Dario! Si è perdonato pure ora, Carlo! Bravo Iosa! Sono che ha parato Iosa a fuori. Oh, la madonna! Vabbè, ma loca! Loca ammazza! Adesso sta a coprire il gruppo. Vai Totò! Bravo Totò! Tira lù! Qui si vede difficile. Totò! Totò! Totò non vediamo ammunizione! Allora, siamo qui alla struttura sportiva al Boschetto con il presidente del Castrum Bianelli, Pietro La Frocia. Allora, presidente, abbiamo sofferto ma alla fine ce l'abbiamo fatta, 8-2 all'andata, adesso invece 4-1 per noi. Sì, in effetti è stata una grande sofferenza, come si vede anche dal mio tono di voce, quindi mi scuso. Comunque è stata una grande partita, grandissima prestazione, i ragazzi mi sono piaciuti e soprattutto sono contento per i bomber Carlucci e Gioia, che dopo tanti turni a secco finalmente sono andati in gol, ma nel complesso comunque è stata una grande prestazione. Ci dispiace soltanto per l'infortunio occorso a Tedesco nelle battute finali della partita, però purtroppo un episodio che ci può stare. È vero, è stata un'uscita scellerata da parte del portiere, però
Anche questo è il calcio, comunque una grandissima prestazione, venivamo da due sconfitte fuori casa consecutive, quindi per noi era importante ribadire che il concetto che ha il Boschetto è che in casa comandiamo noi, quindi qui sarà difficile per tutti venire a far punti e per il momento stiamo mantenendo la parola data. Quindi a casa del Castrum non vince nessuno. E naturalmente io vorrei anche ricordare i ragazzi degli allievi che domani mattina saranno qui a giocare alle 11:30. E quindi invitiamo anche tutti coloro che seguono il Castrum a venire anche domani mattina. Certamente, io sarò qui con loro a bordo campo a soffrire insieme a loro. Speriamo che sarà un grandissimo spettacolo, tempo permettendo, perché purtroppo le condizioni meteo in questo momento ci sono avverse, però noi non molliamo. Ringrazio soprattutto i nostri sostenitori, il pubblico che comunque, nonostante appunto la pioggia, è sempre numeroso, ci seguono dappertutto. Questo dimostra che comunque la famiglia Castrum, la nostra società, è molto di più di una semplice squadra di calcio, ma appunto siamo proprio una famiglia, quindi cerchiamo di coinvolgere più gente possibile. Quest'anno vorremmo approfondire anche qualche iniziativa nel sociale, vediamo, ci stiamo dando da fare. È difficile sia economicamente che come impegno di disponibilità di risorse umane, però cercheremo di fare sempre meglio, perché non vogliamo mollare, in quanto ci piace che il progetto Castrum ci piace alla gente, per cui vorremmo continuare a migliorarci sempre di più. Per cui un grazie a tutti e sempre forza Castrum. Allora, siamo qui con mister Pulì, allenatore del Castrum Bianelli. Mister, cosa dire? Una partita molto sofferta? Sì, effettivamente è stata una partita molto difficile. Loro hanno fatto una grande gara, non me l'aspettavo, però sinceramente, questi glielo dico sempre ai ragazzi, non guardare la classifica. Infatti la C1 si contraddistingue per questo, perché è un campionato molto equilibrato. Oggi effettivamente questi qua ci hanno fatto soffrire e hanno fatto una buona partita. Noi abbiamo risposto bene, siamo stati bravi più che altro ad avere pazienza e aspettare il momento giusto per poi vincere la partita. Questo si deve dire un gran bravo ragazzi, perché tatticamente sono stati perfetti, hanno avuto un sacco di pazienza e oggi ce ne voleva davvero assai contro questa squadra, che davvero mi ha stupito come squadra. Sì, anche perché sull'1-1 e la partita è stata molto tirata, poteva avere qualsiasi tipo di retroscena, potevamo prendere un gol e poi la partita andava via. Non ci dimentichiamo che lì in casa loro abbiamo perso per 8-2 e quindi la squadra è una squadra comunque meritevole. E questo sì, perché se l'1-1, se loro avessero fatto gol e sarebbero andati in vantaggio, per noi sarebbe stato molto difficile, in quanto si chiudevano bene, erano giocatori di esperienza. E per questo ho detto prima, siamo stati bravi ad avere pazienza e aspettare il momento giusto per fare gol. Quindi anche oggi hanno risposto tutti bene, anche chi è entrato, Francesco Gioia che ha fatto gol. Oggi è un bravo ragazzo che ci voleva dopo. Purtroppo due battute d'arresto non indifferenti abbiamo avuto, e quindi oggi psicologicamente era molto importante, soprattutto psicologicamente era molto importante fare i 3 punti. Naturalmente la squadra tutti bravi, però io vorrei fare un applauso a Walter e a Gioia che si sono sbloccati dopo un po' di tempo. Ma sinceramente io Walter ho avuto sempre fiducia come Gioia. Il discorso che bisogna dirlo, Walter sta allenando da 15 giorni che si sta impegnando durante gli allenamenti, quindi oggi non dico che ero sicuro, però ero ottimista che lui facesse gol, come lo stesso Francesco, che sembra che piano piano stia trovando il ritmo giusto. E Carluccio sì, un plauso come tutti quanti, per lui vedeva, visto che veniva da un momento difficile, però io lo seguo durante gli allenamenti, come seguo tutti quanti. Effettivamente a 15 giorni Walter si sta allenando con serietà, i mezzi ce l'ha e deve continuare su questa strada. Cioè, qual è la strada? Si deve allenare e i risultati arrivano da soli. Naturalmente mister, anche come l'altra volta, io voglio fare l'in bocca al lupo ai ragazzi degli allievi che giocheranno domani mattina nello stesso campo qui a Vigianello al Boschetto. Ho un in bocca al lupo pure da parte mia ragazzi, che io lunedì sono andato a vederlo al Lago Negro, effettivamente stanno migliorando parecchio, hanno fatto una buona gara, purtroppo hanno perso 7-4 così, però a volte il risultato, come la classifica, io dico sempre ragazzi non guardarli. Se io sono andato a vedere la partita, ragazzi, fino a 4-5 minuti alla fine, non so perfettamente,
hanno fatto una grande gara e anche loro, come oggi, se avessero segnato, avessero vinto la partita. Comunque l'ho visto molto migliorato, infatti oggi mi hanno portato già 3 in manchina e spero che in futuro possano sempre più, possiamo sempre più premiarli e portarli in prima squadra. Infatti abbiamo visto che c'era entrato poi negli ultimi minuti Anthony, il capitano poi della formazione allievi. Va bene mister, io la ringrazio, continuate sempre così e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.